Asfaltatura delle strade al via, i lavori partono in questi giorni, i primi interventi decisi dal comune di Lucca. Le zone interessate saranno San Marco, Saltocchio, Antraccoli e San Concordio. Anche Sorrentino al Film Festival Europa Cinema, ha annunciato anche il quarto grande autore della Kermesse dopo Bellocchio, Romero e Friedkin. Fossa Nera, un tesoro inaccessibile, l'area del parco delle 100 fattorie romane è divenuta una zona abbandonata, caduta in uno stato di completo degrado. Lo sport alla fine vince Schio, ma le mura brilla, finisce 68-66 grazie ad un canestro sulla sirena finale, la sfida al Palatagliate tra Lucca e le campionesse d'Italia. Livorno ora è crisi, 4 sconfitte nelle ultime 4 giornate, la fortuna sembra aver abbandonato una squadra che non gioca affatto male. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo dell'emergenza strade nel comune di Lucca, perché proprio in questi giorni stanno per partire i cantieri per i primi lavori di risistemazione di alcune delle strade disastrate da buche e asfalto che cede. Vediamo. Partono in questi giorni i primi interventi del comune di Lucca per porre rimedio all'emergenza strade. Per la prima tranche di lavori contro buche e asfalto dissestato ci sono 200.000 euro. Gli interventi da condurre sarebbero tantissimi. Gli uffici hanno quindi dovuto scegliere alcune priorità da dove iniziare. Non si tratterà della riasfaltatura completa delle strade, ha spiegato l'assessore Celestino Marchini, ma di interventi su alcuni dei tratti più disastrati. Ecco comunque l'elenco delle strade e delle zone interessate. A San Marco, via Gramsci, via Pellicci, viale Marti sulla circonvallazione e via Santissima Annunziata. A Saltocchio, via del Calzolaio, via Marginetta, via del Casone, via di Sandro e via della Chiesa Sedicesima. Ad Antraccoli, via Romana, via Cantore e via Fonda. A San Concordio, viale Europa, via Squaglia, via Consani, viale Giusti, via Montegrappa, via Santeschi, via di Mugnano e via Nottolini. Dopo questa prima fase di interventi ci saranno a disposizione altri 200.000 euro, che però saranno impiegati anche per la messa in sicurezza delle frane, come quella in via Bevilacqua nel Morianese. Entro un mese, infine, grazie a una variazione di bilancio, dovrebbero arrivare altri 800.000 euro per l'avvio di altri lavori di risistemazione delle strade. Una notizia di cronaca da Viareggio. Un uomo di 75 anni nel pomeriggio si è conficcato un paio di forbici nel torace all'altezza del cuore. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito con un'ambulanza del 118 dall'abitazione nel quartiere Migliarina a Viareggio presso l'ospedale OPA di Massa, ospedale specializzato in cure cardiache, quindi è stato trasferito da Viareggio a Massa. A dare l'allarme sono stati i vicini e sul posto, oltre che l'ambulanza con l'automedica, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. A Lucca invece la procura ha aperto un nuovo filone nell'indagine sul comandante della Polizia Municipale Stefano Carmignani. Questa mattina la Polizia Giudiziaria ha effettuato una perquisizione e acquisito del materiale relativo ad un concorso pubblico. Secondo quanto trapelato, la procura starebbe indagando su un concorso emanato dall'azienda partecipata per l'assunzione di personale addetto all'inserimento nel sistema informatico delle violazioni al codice della strada. Nella commissione esaminatrice era presente anche il comandante Carmignani, indagato dalla Procura della Repubblica con le accuse di peculato d'uso e falso ideologico. In questo nuovo filone la Procura punta a fare luce sulle procedure che hanno portato alle assunzioni. Ancora una notizia da Lucca: tramonta l'ipotesi del ricorso al TAR contro il trasloco del mercato da via dei Bacchettoni alle Tagliate, lo ha comunicato la Confcommercio. Non ci sarebbero le condizioni per portare avanti una simile azione legale. Nelle ultime ore però sarebbero emersi problemi per far entrare tutti gli ambulanti nel nuovo spazio mercatale alle Tagliate. Nuove misurazioni sono in programma domani. A Viareggio oggi era in programma il Consiglio Comunale dedicato al riordino delle società partecipate. Un servizio nelle prossime edizioni del TG Noi. Passiamo adesso al Lucca Film Festival Europa Cinema, perché oggi a Palazzo Orsetti, ma anche a Viareggio e a Firenze, è stato presentato il programma della manifestazione e ci sono ancora novità.
Sarà il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, il quarto grande autore ospite del Lucca Film Festival Europa Cinema. La kermesse cinematografica in programma a Lucca, Viareggio e Barga dal 3 al 10 aprile. L'annuncio lo ha dato il patron del festival, Nicola Borrelli, nel corso della conferenza stampa itinerante di presentazione che ha toccato Firenze, Lucca e Viareggio. Paolo Sorrentino è il quarto grande ospite, il quarto grande autore di quest'anno, una pokerata d'assi eccezionale, Sorrentino, Bellocchio, William Friedkin e Giorgio Romero. Sempre all'insegna di un festival che invita grandi autori e che approfondisce molto con i grandi autori, con delle masterclass a 360 gradi sul cinema, l'arte e la vita. Sorrentino sarà al Cinema Moderno di Lucca l'8 aprile per una masterclass e il 9 per ricevere il premio alla carriera. L'appuntamento con Bellocchio è invece fissato il 9 e 10 aprile al Teatro di Torre del Lago. Per quanto riguarda i maestri dell'horror, il re degli zombie, Romero, sarà a Lucca l'8 e 9 aprile e chiuderà la sua partecipazione al festival il 10 a Viareggio. Friedkin, regista del celebre film L'Esorcista, sarà invece a Lucca dal 2 al 4 aprile per chiudere a Viareggio il 5. Viene quindi confermato lo stretto connubio tra Lucca e la Versilia, che secondo Borrelli è uno dei punti di forza della manifestazione. Abbiamo mantenuto la promessa di far diventare il festival, Lucca Film Festival Europa Cinema, l'evento più importante fra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera in Europa, e sicuramente questo è possibile grazie all'unione, al matrimonio tra il Lucca Film Festival e Europa Cinema, che abbiamo iniziato l'anno scorso e che avevamo promesso di continuare a portare avanti la grande e importante e fondamentale tradizione di Europa Cinema, festival fondato da Federico Fellini, e lo abbiamo fatto. A confermare che il festival ha preso il volo è anche il fatto che quest'anno torna il concorso internazionale per lungometraggi, accompagnato da proiezioni italiane fuori concorso. Il programma completo del festival è disponibile sul sito della manifestazione. E gli ospiti internazionali potrebbero non essere terminati. Tramontata la possibilità dell'arrivo dell'attore Jude Law, continuano i contatti con altre star del grande schermo. Tra i nomi ci sarebbe anche quello dell'inglese Colin Firth, attore premio Oscar con Il discorso del re. Adesso ci spostiamo nella piana di Lucca e andiamo a parlare delle condizioni del parco archeologico delle 100 fattorie romane nella zona di Fossa Nera. L'occasione è stata la presentazione della sala didattica all'interno dell'Istituto Cabanis, dove sono stati esposti i primi reperti rinvenuti circa 30 anni fa nei primi scavi dell'area di Fossa Nera. Da quel lontano 1980, quando l'archeologo Augusto Andreotti e successivamente il professor Michelangelo Zecchini scoprirono l'insediamento che poi prese il nome di Parco delle 100 Fattorie Romane, sono state molteplici le campagne di scavo realizzate nella zona, portando alla luce quello che venne definito da molti come uno dei siti archeologici di maggiore importanza del centro Italia. E quindi siamo voluti andare a constatare di persona perché, dopo tanto clamore suscitato, di questa risorsa del territorio non si è più sentito parlare. E appena arrivati al bivio tra la strada del Frizzone e la deviazione per il sito, una delle ragioni appare lampante. La strada per raggiungere gli scavi è pressoché impraticabile per i mezzi turistici, estremamente sconnessa e durante la stagione piovosa quasi allagata. Così come allagati sono quasi per tutto l'inverno alcuni tratti degli scavi. Peccato, veramente, perché la sensazione che si prova una volta raggiunte le fondamenta di quello che erano le abitazioni dell'insediamento non sono in alcun modo riconducibili attraverso diorama o ricostruzioni, per quanto ben realizzate. E sì, che di fondi per la realizzazione di un parco tematico ne sono stati erogati molti, così come molti sono stati progetti rimasti sulla carta. Ma di questo passo la natura tornerà a ricoprire quello che resta degli scavi, lasciando solo alle documentazioni fotografiche tutto il lavoro fatto fino ad ora. E ci spostiamo adesso in Garfagnana, a Gallicano, per parlare della nascita di un nuovo mercato contadino. Un luogo dove trovare i prodotti di stagione tipici della Valle del Serchio, ma anche oggetti di artigianato locale e materie prime. Nasce a Gallicano, ospitato dal centro commerciale Conad, il mercato contadino promosso dall'Unione dei Comuni della Garfagnana. Sì, ancora una volta un'importante iniziativa dell'Unione dei Comuni Garfagnana per la valorizzazione del territorio, in particolar modo dei suoi prodotti.
In questo caso, grazie all'assessore David Saisi all'agricoltura, abbiamo instaurato un rapporto diretto sia con i produttori del territorio e con il centro commerciale di Gallicano. All'interno del mercato, aperto tutti i giorni, si trovano ortaggi e frutta di stagione, ma si possono acquistare anche marmellate, farine e i prodotti dell'artigianato, oppure tessuti di canapa, lavorati al telaio a mano come una volta. Sì, è una grande soddisfazione avere questo mercato dei produttori alimentari ed artigianali qua a Gallicano, perché Gallicano storicamente è un paese volto all'agricoltura ed ha la paternità di numerosi prodotti come il fagiolo figo, come il biroldo, per non parlare della pasimata. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con i produttori, ma mi sento di ringraziare vivamente Ivo Poli, che è il presidente della città del Castagno, per la collaborazione che ci ha offerto. È tutto per la prima parte del TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.